pochi fischi, tanti applausi, è cominciata Francia-Italia. Rubato subito il pallone a Di Lorenzo con Barcola solo davanti a Donnarumma ed è un inizio shock per l'Italia, segna Barcola, errore clamoroso di Di Lorenzo che si è perso il pallone lasciando l'opportunità. Il Cambiaso va dalla parte opposta dove c'è Di Marco, il pallone arriva a destinazione, 1-2 con Tonali, Di Marco! Oh! È un gol fantastico di Di Marco che riporta l'Italia in parità dopo una splendida combinazione con Tonali che di tacco ha servito un pallone. E poi Raspadori, arriva veloce proprio Frattesi, Kanté, l'appoggio per Retegui, in mezzo per Frattesi, è una grande combinazione, questo è un gran gol, ha preso la traversa nel primo tempo e adesso la mette dentro, Davide Frattesi, 2-1 per l'Italia a Parigi. Cambio, bella dall'altra ancora parte dove c'è Udoge, pallone in mezzo per Raspadori, sì! Raspadori, sì, calcio! Raspadori e sono 3, così 3-1 si fa per l'Italia. Provvidenziale l'ingresso in campo di Raspadori in avvio di ripresa. L'ha vinta con la mentalità, bravi tutti. Arriva il fischio dell'arbitro con pieno merito, vince l'Italia per 3-1 e il successo azzurro certamente non era il risultato più pronosticato.